Via Caviglione a Ponte è diventato un vero e proprio centro culturale. Beh, diciamo che abbiamo avuto questa grande opportunità di far diventare una via che era pressoché abbandonata un luogo di ritrovo e soprattutto un luogo dove si può lavorare per fare, diciamo, più tipi di cultura o comunque dare opportunità alle persone di sperimentarsi. Diversi artisti hanno aperto il loro laboratorio qui, tra cui Livio Giribetto Menso, che oggi sta facendo un Rakudei. Sì, in realtà la possibilità di poter avere questi portici estremamente vivibili, addirittura in queste giornate così calde, ci dà la possibilità di far così ridare vita e soprattutto riscoprire dei luoghi che in realtà erano così assolutamente dimenticati. Ci fa piacere dare occasione come un Rakudei, che è un evento che parte dalle origini storiche di una tecnica giapponese, appunto, che è quella del Raku, sperimentata da noi europei con tutti i nostri i nostri valori artistici o comunque ritenuti tali, ecco. E quindi ci ritroviamo ad avere moltissime persone che appassionate di ceramica o anche semplicemente così curiosi, che si avvicinano a questa tecnica, che facciamo regolarmente. In quest'estate avremo molti appuntamenti, saremo prossimamente a Biella in una bellissima trappa, quindi un monastero trappista che ci accoglie grazie appunto a un gruppo di amanti dell'arte, che è appunto il gruppo Platinetti, il gruppo di lavoro sulla figura di Platinetti pittore, che ci ha invitati per poter sviluppare questo tipo di appuntamento. Un appuntamento che troverete se uno vuole seguirlo sui social, perché ormai è consueto il fatto di far rincorrere i propri eventi dalle persone in giro per il mondo, portando appunto Via Caviglione, luogo piccolo e segreto di Pont Canavese, fuori. Ecco.